Negli ultimi mesi, sotto l'incalzare, delle politiche dell'austerity, della crisi greca, della cosiddetta crisi dei migranti, sono implose le geografie, dell'integrazione europea. Nel Volksburg di Berlino, in occasione della presentazione del movimento Diem25, e siamo con Sandro Mezzadra, filosofo e coordinatore del progetto Euronomade, di cui è stato anche nei corsi degli anni uno dei maggiori animatori. Allora, questa è un'occasione appunto per discutere anche un po' dei contenuti del manifesto di Diem25, che è un manifesto che appunto parte da una constatazione che l'Unione Europea di oggi o si democratizza o va verso appunto una disintegrazione. Basti pensare insomma anche ai contenuti che sono stati presentati nel corso di queste 2 giornate e a come questa problematica della disintegrazione sia stata anche affrontata nel corso degli ultimi anni nel dibattito pubblico. È uscito di recente un libro di Jan Zielonka, no? Dove si dice che appunto l'Unione potrà disintegrarsi non solo grazie all'intervento dei movimenti euroscettici, ma anche purtroppo tramite l'inattività e il conservatorismo delle sue elite. Ecco, iniziamo magari a discutere questo punto qui, che è il vero punto di partenza, che parte dalla riflessione appunto del manifesto di Diem25. Sì, a me pare che noi ci ritroviamo qui a Berlino per discutere e lanciare questa iniziativa in un momento davvero particolare per l'Europa e per l'Unione Europea. In un momento in cui la concatenazione tra diverse crisi ha finito per determinare un impasse complessivo nello stesso processo di integrazione europea. Negli ultimi mesi, sotto l'incalzare delle politiche dell'austerity, della crisi greca, della cosiddetta crisi dei migranti, sono implose le geografie dell'integrazione europea. E oggi, quando parliamo di frammentazione, non usiamo una metafora, pensiamo semplicemente al sovrapporsi, alla linea di divisione tra nord e sud del continente, della linea di divisione tra est e ovest, che è riemersa in modo particolarmente drammatico, insomma, negli ultimi mesi. La crisi di Schengen, da questo punto di vista, assume un significato simbolico oltre che materiale. Quindi dobbiamo, credo, sottolineare che ci troviamo a discutere di un movimento per la democrazia in Europa, precisamente in una congiuntura che è caratterizzata dalla crisi verticale del processo di integrazione europea. Questo rende più urgente, ma anche più complesso e in fondo più affascinante dal punto di vista politico, il compito che hanno di fronte a sé coloro che vogliono impegnarsi in una lotta per la democrazia in Europa. E oggi, appunto, come dicevi anche tu, la questione, no, che viene sollevata con Schengen ha un'enorme valenza anche simbolica, no? E fa riemergere un po' un potere sopito, no? Di cui si erano un po' perse le tracce, purtroppo non negli ultimi anni, ma magari nel corso degli anni 90 in Europa, ovvero il potere degli stati nazionali, in particolare dei governi nazionali e delle sovranità nazionali, no? Abbiamo visto nel corso della crisi, ad esempio nel 2008, come un importante strumento come quello del Fiscal Compact sia stato approvato al di fuori di quello che è il percorso previsto dall'acquis communautaire, sia stato approvato con un trattato che ricalca i vecchi trattati internazionali, quindi tornando quasi a una logica che precede la logica della stessa integrazione europea. E anche oggi con Schengen quello che torna è appunto una preoccupazione delle singole realtà nazionali di difendere i loro confini, andando di fatto a impattare anche su quella che appunto è la logica non semplicemente giuridica ma anche simbolica interna al trattato. E tutto questo mostra come di fatto le sovranità nazionali ancora vive all'interno
del processo di integrazione, che è stato comunque sia caratterizzato non solo da una spinta verso la federazione, ma anche da potenti spinte di tipo intergovernativo che hanno attraversato tutta la storia, molto spesso in concorrenza appunto con quelle invece di tipo federale, attraversando oggi l'integrazione europea, queste spinte, no, stiano oggi per distruggere di fatto l'Unione. E qui ecco, veniamo a un punto su cui il manifesto di 35 reagisce, perché il manifesto si pone per la data del 2025 appunto l'obiettivo di una costituente europea, di una vera e propria assemblea costituente, che serva un po' a ridisegnare appunto l'assetto dei poteri europei e a mettere fine a questo, a questa, diciamo, a questa logica che ha finora lasciato il processo di integrazione europea troppo spesso nelle mani dei governi nazionali e non dei cittadini, appunto dei singoli paesi nazionali. Ecco, tu cosa pensi di questa assemblea? Di questo strumento potenziale, di questa ottica, diciamo, che si apre con le, allora, con intanto qualche brevissima considerazione sul tema degli stati nazionali all'interno dell'Unione Europea, su cui già hai detto alcune cose fondamentali. In realtà gli stati nazionali all'interno dell'Unione Europea hanno sempre mantenuto un ruolo importante, un ruolo però compatibile con l'avanzamento di un processo che era animato, sospinto in avanti da logiche che eccedevano quelle della sovranità nazionale. In poche parole, negli ultimi anni, a partire dalla crisi dei debiti sovrani, non ha più funzionato questo meccanismo di composizione degli stati nazionali dentro logiche di integrazione che li eccedono. E effettivamente oggi siamo in una situazione in cui determinate rivendicazioni, determinate politiche nazionali mettono radicalmente in discussione il quadro dell'integrazione così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni, nella sua forma in fondo costituzionale in senso materiale. Oggi l'Unione Europea è caratterizzata da processi di rinazionalizzazione, tanto delle retoriche quanto delle politiche, che tuttavia, questo credo che sia un punto molto importante, non mettono in discussione la sostanza neoliberale del processo di integrazione. Mettono in discussione altri aspetti del processo di integrazione, ma non la sostanza neoliberale. Per questo ci troviamo di fronte a un vero e proprio spettro, un vero e proprio mostro, no? Un ibrido composto da uno strano assemblaggio di logiche neoliberali e di logiche nazionaliste. Ed è a questo, credo, che noi dobbiamo reagire. Dobbiamo reagire mettendo in campo un processo costituente, direi, che poi potrà magari arrivare ad un'assemblea costituente, ma intanto si tratta di immaginare, costruire materialmente un processo costituente. Le assemblee costituenti nella storia più o meno recente avvengono solitamente dopo delle rotture radicali, una rivoluzione, una guerra, per venire al passato recente dell'Italia, ma anche grandi movimenti sociali come ad esempio in paesi latinoamericani quali la Bolivia, l'Ecuador, che hanno fatto esperienze di assemblea costituente particolarmente significative negli ultimi anni e che forse varrebbe la pena anche di studiare per comprendere alcuni dei problemi di fronte a cui ci troviamo in Europa. Questo per dire che una situazione, diciamo, di carattere eccezionale va costruita affinché un'assemblea costituente sia possibile e sia politicamente produttiva. Io non penso che si possa ragionare su un'assemblea costituente da costruire senza modificare lo stato delle cose presenti in Europa.
Quindi mi pare giusto che l'obiettivo dell'Assemblea Costituente venga posto sul limite dell'orizzonte temporale su cui si sviluppa l'iniziativa di Diem. Il problema fondamentale è oggi quello di costruire le condizioni perché un'Assemblea Costituente si possa tenere in modo politicamente produttivo, come dicevo prima. E queste condizioni non si possono costruire senza immaginare e praticare delle rotture rispetto all'esistente, rispetto al modo in cui i soggetti sociali e politici si collocano all'interno dello scenario dato in Europa. Da questo punto di vista il ruolo dell'azione autonoma, dei movimenti, delle lotte sociali, la capacità di questi movimenti, di queste lotte di dialogare e in qualche modo articolarsi con pratiche politiche di tipo diverso, ma anche con pratiche culturali, pratiche artistiche, pare assolutamente fondamentale. Abbiamo bisogno di riconquistare un immaginario di trasformazione in Europa. È un'altra condizione fondamentale per poter pensare a un'assemblea costituente. Dobbiamo realmente riconquistare lo spazio delle lotte sociali, la pratica della costruzione politica e un immaginario innovativo dal punto di vista costituzionale, politico. Che cosa significa democrazia? Questa è una grande domanda che secondo me è bene tenere aperta sull'intero orizzonte temporale su cui appunto è pensata l'iniziativa Diem, cioè almeno per un decennio. Ecco. Questo è uno appunto delle grandi sfide del nostro tempo ed è molto interessante che questa sfida, no, che è così aperta appunto su nuovi scenari, nuovi orizzonti, che punta appunto a creare una nuova narrazione e anche ad aprire un nuovo spazio dell'opinione pubblica europea, un'opinione che ancora, diciamo così, esiste solo potenzialmente, ma ancora non vediamo in azione le potenzialità che sarebbero iscritte in essa, anche dal punto di vista politico, nella sua capacità di creare nuovi soggetti. È interessante che tutto questo nuovo processo sia proprio ancora sotto il segno di un manifesto, no? Appunto, si usa questo termine manifesto che personalmente fa tornare in mente non solo il celeberrimo manifesto del Partito Comunista, ma anche il manifesto di Ventotene. Io ricordo qualche anno fa, appunto, nel 2014, venne ripubblicato un'edizione critica del manifesto di Ventotene con una serie di saggi all'interno di Toni Negri, Luigi Ferraioli, Pier Virgilio D'Asso, di Lucio Levi, dove appunto il lavoro si chiudeva chiamando alla nascita di un secondo manifesto di Ventotene. Raccogliamo l'eredità, quanto c'è di buono, diciamo, ciò che è vivo dell'eredità di Ventotene e rilanciamo quella battaglia. Ecco, io ci tenevo insomma a chiudere questa intervista con questo spirito, che è lo spirito di Ventotene, che è uno spirito appunto democratico e soprattutto uno spirito di libertà, perché il manifesto di Ventotene basava tutto il suo messaggio su riaffermare quello che viene chiamato appunto il principio di libertà, ovvero la capacità che ha l'uomo di decidere della sua vita, quella che oggi purtroppo ci viene fin troppo spesso tolta e che si spera che anche con appunto con movimenti come Diem si possa riconquistare, ecco, in questo lungo lasso di tempo che abbiamo dinanzi a noi.